giocato? No. Io non vedo che questo. E lui lo legge, i dottori sono. Non me ne per niente, Inge, non me ne per niente. Paoloni, e come viene Paolo? Questo meno, Paolo ce l'ha fatto, quando viene, come viene Cici Caffè? Corsaro! L'ordine aggiuntivo Corsaro presente, mi disse che veniva, mi disse che veniva, mi disse che veniva da Lepoli, cavo yes. Marinello presente, Marchese presente, Lucisano presente, Adornetto assente, Monaco presente, Sant'Anocito presente, Foti presente, Rapisarda presente, Santa Paola presente, Arena presente, Riolo presente, Vitrano presente, Galasso assente, Caruso assente, Ricciardello presente, Ricciardello, chi c'è Ricciardello che è assente? E un è? Assente, Ricciardello assente, La Spina assente, Marchese Antonino presente, Nunzio. Sì, grazie. Grazie. Tenerello presente. Presentate chi me. Scaletta presente. Nicotra presente. Basile assente. Vittorio presente. Uzanga presente. Orlando assente. Rosso presente, Zanghi assente, Puglisi presente, Giaccone presente e Marchese Domenico presente. 23 presente la seduta del vado, i vigili urbani in inizio di seduta, se volete vi potete anche accomodare, nominiamo gli spettatori, Scaletta, Riolo e Foti. Entra la consigliera Zanghieri, è presente. Aspettare a Paolo. Giudizio segretario. E a stamattina. Non so mai passato un capo. Allora, signori consiglieri. Come di riunione di capigruppo passiamo, come abbiamo stabilito nella riunione di capigruppo, al primo punto all'ordine del giorno. Piano di emergenza comunale di protezione civile.
avevo invitato il tecnico, non lo so se viene, e dovrebbe venire, mi aveva detto, mi aveva assicurato la sua presenza. Se vogliamo aspettare, se no passiamo. Prego. Io vi potevo aiutare il numero. Vabbè, ora lo comunichiamo poi al sindaco, va bene? Grazie consigliere Giacconi. Grazie consigliere Giacconi. Visto che nella riunione di capigruppo, visto l'assenza del tecnico, possiamo iniziare a discutere della mozione, dell'ordine del giorno aggiuntivo, visto che nei capigruppi eravamo rimasti. Prima il primo punto, se poi dopo il primo punto si passava direttamente alla trattazione della mozione dell'Ange Sicilia. Se siamo a per andare avanti. Non fare più proposte. Nella riunione di capigruppo lei è stato con lei, lei ha detto questo nella riunione di capigruppo, perciò. Allora, su se state muti, minuto. Non abbiamo, no, la proposta era nei capigruppo, si deve fare uno stralcio dell'ordine del giorno aggiuntivo. Così eravamo rimasti, quindi bisogna rispettare. Allora, vista la mancanza del tecnico, se qualcuno mi propone uno stralcio, visto che nei capigruppo, lo votiamo lo stralcio e passiamo alla trattazione dell'ordine del giorno aggiuntivo. Prego consigliere Foti. Grazie presidente, saluto i signori assessori, colleghi consiglieri. Presidente, visto che il primo punto all'ordine del giorno lo stiamo rinviando, chiediamo lo stralcio dell'ordine aggiuntivo, una mozione di adesione alla mobilitazione indetta dall'ANCI Sicilia per protestare contro la gravissima situazione economica e finanziaria dei comuni siciliani. Grazie consigliere Foti, passiamo alla votazione dello stralcio. Tutti d'accordo? Va bene, all'unanimità dei presenti, tutti d'accordo. Quindi la consigliera Zanghi ha facoltà di parlare, è una dei primi firmatari. Buonasera presidente, buonasera assessori, buonasera a tutti. Per favore. Come già avevamo detto l'altra volta, si tratta appunto di un ordine del giorno presentato più che altro dall'ANCI Sicilia. Oltre già 200 consigli comunali hanno già aderito a questa forma di mobilitazione che è stata appunto indetta dall'associazione contro quelli che sono i tagli del governo regionale e nazionale. Quindi questa proposta è già stata approvata da diversi consigli comunali e reputo sia opportuno farlo anche in questo consiglio. Come dicevo prima, appunto si tratta di una forma di protesta contro quella che è la grave crisi economica e finanziaria che attraversano ovviamente gli enti locali. Questo deriva, diciamo, appunto dei tagli, ma prende spunto anche da quello che è stato il parere della Corte dei Conti della sezione Sicilia in previsione appunto del bilancio di luglio, scusate, in cui si sottolineava appunto qual era la situazione finanziaria locale che stava appunto attraversando la nostra regione. Si tratta appunto di un passaggio formale per far sì di poter andare avanti in quelle che sono le forme appunto di protesta da parte di tutti i comuni. Posso passare alla lettura della mozione. Ritengo che sia un segnale importante che debba essere dato da questo comune, oltre al fatto che abbiamo anche un rappresentante che è Corsaro, che è stato nominato appunto coordinatore della consulta regionale dei giovani amministratori da parte dell'ANCI Sicilia. Quindi se siete d'accordo posso passare alla,
alla lettura e quindi alla votazione. Sì, si può votare se volete, come preferite voi. La legge è il presidente. Come volete voi, colleghi, decidete voi. Un attimo, chiediamo la parola. Grazie, consigliere Zanghi, prego, a facoltà, consigliere Zanghi. Consigliere, venga qua al posto che qua funziona. Allora, consigliere Giaccone, lei è stato sempre informato, il presidente si sta attivando, stanno concludendo la gara, stanno facendo tutte cose, e allora lei avrà sua volta, mi dice, protesta, fa una bella protesta, ogni volta dice sempre le stesse cose, e io ci ripeto sempre le stesse cose, mi sono attivato. Ma no, siccome lei si è andato, non vede che stanno ridendo gli altri, lei parla sempre lo presidente. Il presidente si è attivato ogni giorno. L'ho capito, non l'ho capito. E io mi sono attivato ogni giorno. Intanto modera il suo modo di parlare. No, siccome lei si deve moderare, perché da un anno e mezzo. È molto spesso di un presidente. Allora, siccome il presidente è lei, siccome il presidente è lei, che poi alla fine, però alla fine non quindi, c'è questo dramma come lo sta facendo lui, perché gli altri microfoni funzionano. C'è. Non c'è. Non è un dramma. No, non è come dice lei. Non vuole nessuno. Lei non solo che è ineducato. Non è ineducato, c'è lei. Non è come dice lei. Ineducato c'è lei, perché io glielo ho detto, guarda che mi sono attivato ogni giorno. E allora lei si vada a informare. Lei non ha rispetto, ha capito? Per nessuno. E non ce ne vuole al presidente. Ma mi rivolgo a lei. No, lei non è bello, se ne vuole. Lei se ne vuole un figlio. Poi non è che lei protesta. E io siamo tu, non hai buttato. Io non mi devo rivolgere a lei. Mi devo rivolgere a lei. Perché il presidente. E poi le dico una cosa. E poi io non rido. C'ha l'aspetto di dire che io faccio, che rido nei suoi confronti. Non è così. Oh. Arriviamo, vedi chi è che ride. La colpa non è mia, la colpa è di tutti quanti qua dentro. Di tutte e tre. Perché da un anno e mezzo che c'è sta storia. Da un anno e mezzo. Che questi microfoni non funzionano. Domani non si sentono mai fuori. Domani si portano pure le sedie della stanza della commissione. Vengo, consigliere Giacomo. Ci sono altri interventi, se no facciamo la lettura della mozione alla consigliera Zanghi. Non vogliono la lettura, passiamo. Allora passiamo alla votazione diretta. La vuoi leggere lei? Sta leggendo. Prego. Presidente, mi rendo conto che la richiesta che ha fatto il consigliere Giaccone è una richiesta che veramente si porta avanti da un anno e mezzo. Quindi mi dispiace che si agisce in questa maniera in consiglio comunale.
Io credo che quest'aula abbia bisogno di una sistemazione dignitosa e da tanto tempo gliela chiediamo, ma forse mancano i soldi, forse manca la volontà, ma soprattutto la questione del microfono. Ha ragione il consigliere Giaccone, perché quando si parla il microfono serve anche per registrare, quindi non è giusto che quel microfono da un anno e mezzo sia in questo stato, e io credo che oltre questo dobbiamo dare attenzione a tante cose dentro questo consiglio. Per esempio, devo dire che c'è l'albo dei presidenti del consiglio comunale, è rimasto ai tempi dei tempi e non si aggiorna. Perché non si deve aggiornare? Forse l'ultimo è questo, perché non si deve aggiornare? Sono piccole cose che determinano certamente un lassismo che non è giusto nei confronti del Consiglio. Presidente, l'orologio è guasto, forse da quando è stato fatto, ma dico, per quale motivo piccole cose non debbono essere curate in un'aula che appartiene a tutti e che appartiene soprattutto ai rappresentanti del Paese? Presidente, io... Ah, il Presidente della Repubblica mi sudrà, cioè ci sono cose che veramente non fanno onore a chi è quello vecchio, non fanno onore ad un consiglio di un paese di 50.000 abitanti. Quindi vi prego, la prego Presidente, di attenzionarle, sono piccole cose, ma che vale la pena dare un pochino, a cui vale la pena dare un pochino d'attenzione. La ringrazio. Grazie, Presidente. Consigliere Bozzanca, prego, consigliere. Però non vorrei che si apra un dibattito, no, su questo. Presidente, io volevo solo dire. Se no sospendo il consiglio, no, va bene? Signor Presidente, colleghi consiglieri. Allora, su stamattina per il dibattito, un orologio. Allora, è giusto che i microfoni dovrebbero funzionare. Il Presidente dice che ha fatto tante richieste e è stata ignorata anche la richiesta. Però io voglio ricordare a chi c'era 5 anni fa che i microfoni non funzionavano lo stesso. A quello odio è una cosa consigliere, di odio. Chiudiamo il dibattito. Chiudiamo il dibattito, grazie, basta, per favore signori consigliere lì, sospendo il consiglio per 10 minuti. Ne ripigiamo da capo. Arena presente. Riolo. Assente. Vitrano presente. Calasso assente. Caruso presente. Ricciardello presente. La Spina assente. Marchese Antonino presente. Tenerello presente. Scaletta Salvatore assente, Nicotra presente, Basile assente, Vittorio presente, Buzzanca presente, Orlando Paolo assente, Orlando Rosso presente, Zanghi assente, Puglisi è presente, Giaccone presente, Marchese presente e Rossella presente, tutti presenti. Quando siamo? 20? Paranello è presente, tutti presenti. Giacomo Matteo è presente, tutti presenti. Va bene, la seduta è valida. Una dichiarazione sulla mozione, prego. Per favore, signore consigliere. Ricciardello. Grazie Presidente, assessori, colleghi consiglieri, pubblico che ci ascolta. Presidente, io ho ritenuto assai importante
la mozione che il Consiglio stasera si appresta a discutere, chiedo la lettura dell'intera mozione, non fosse altro innanzitutto per rispetto di chi ci ascolta e poi appunto perché il contenuto di questa mozione rende giustizia da quella che la politica degli ultimi anni sta portando avanti, cioè una richiesta di sacrificio sempre crescente ai comuni, che chiaramente a cui vengono sottoposti degli sforzi non indifferenti da parte di uno Stato centrale, soprattutto regionale, incapace di comprendere le difficoltà del momento, per cui sta scaricando enormemente sulle spalle dei comuni le proprie incapacità, per cui ritengo che sia indispensabile, ripeto, per noi consiglieri tutti e soprattutto per il pubblico che ci ascolta col mezzo radiofonico, capire l'importanza di questa mozione e, se il caso, ovviamente approvarla. Per questo chiedo la lettura integrale dell'intera mozione. Grazie consigliere Caruso. Allora, il segretario? Tutta? C'era, mi fece fare. Allora, oggetto, adesione alla mobilitazione indetta dall'ANCI Sicilia per protestare contro la gravissima situazione economica e finanziaria dei comuni siciliani. Per favore, però, sta leggendo un attimo. Premesso che i comuni siciliani stanno attraversando una fase di difficoltà di natura economica e finanziaria senza precedenti, che il numero di enti, anche di consistente dimensione demografica, che stanno dichiarando il dissesto finanziario, sta crescendo in maniera esponenziale, trasformando in ordinario un fenomeno che la normativa immaginava come eccezionale. Già il 5 maggio 2014, come titolo dell'assemblea annuale dell'ANCI Sicilia, era stato scelto simbolicamente: i comuni siciliani in dissesto tra riforme mancate e il baratro finanziario. In occasione del giudizio di parificazione del bilancio della Regione Siciliana 3 luglio 2014, la Corte dei Conti sezione Sicilia evidenziava il preoccupante peggioramento della finanza locale, imputabile principalmente alla progressiva e consistente riduzione dei trasferimenti di provenienza statale e regionale. Da ultimo, la Corte dei Conti, con la delibera 29/2014, ha affermato con chiarezza che alle autonomie locali è stato chiesto uno sforzo di risanamento non proporzionato all'entità delle risorse gestibili dalle stesse, a vantaggio degli altri comparti amministrativi. I governi nazionali e regionali, che a prescindere dal colore politico si sono succeduti negli ultimi anni, hanno in parte scaricato di fatto le difficoltà finanziaria del Paese sul sistema degli enti locali. Si è determinato un eccessivo aumento delle aliquote dei tributi locali e del complessivo livello di pressione fiscale, IMU, TARI e TASI, che rende ancora più problematica la tenuta minima del rapporto tra amministrazione e cittadini, innescando forti tensioni sociali. Tale stato di cose per i comuni della Sicilia è aggravato dalle generali condizioni strutturali del Mezzogiorno, caratterizzate dalla scarsa capacità fiscale dei territori ed in particolare dalla mancata attuazione per la Regione Siciliana del federalismo fiscale, legge numero 42 del 2009. Nell'erogazione dei trasferimenti della Regione agli enti locali si registrano sistematici ed intollerabili ritardi. Nello specifico si attendono ancora le risorse relative al 2014, che tali ritardi obbligano i comuni ad un continuo ricorso alle anticipazioni di tesoreria, con il conseguente ulteriore aggravio per i bilanci. Producono gravi effetti anche con riferimento alle sanzioni derivanti dal mancato rispetto alla normativa nazionale in ordine ai tempi dei pagamenti della pubblica amministrazione. Decreto legislativo 9 novembre 2012 numero 192, ed in taluni casi hanno determinato insanabili conseguenze con riferimento al rispetto del patto di stabilità. In relazione all'IMU,
sui terreni agricoli sia il decreto ministeriale numero 66 del 28 novembre 2014, sia il successivo decreto legge numero 4 del 24 gennaio 2015 nel rimodulare l'assoggettamento all'imposta dei terreni agricoli hanno determinato una drastica riduzione del Fondo di solidarietà nazionale. Considerato che tale situazione rappresenta il sintomo evidente di una profonda crisi del sistema delle autonomie locali ed ha come suo più grave effetto quello di determinare l'impossibilità di poter offrire servizi efficienti ai cittadini. Tale crisi è senza dubbio anche il risultato della progressiva e drastica riduzione dei trasferimenti statali e regionali agli enti locali, cui si è assistito negli ultimi anni. L'assenza di un confronto istituzionale tra i diversi livelli istituzionali che si è registrata negli ultimi mesi ha drammaticamente confermato il disinteresse del governo per i comuni siciliani. La confusione che si è generata sul piano giuridico e amministrativo rischia di trasformare il senso di responsabilità dei comuni e degli amministratori in una complicità ad un percorso che finirà con il far pesare sempre più ai cittadini e alle cittadine questo stato di cose. Le denunce dell'ANCI relative ad una politica di tagli eccessivi nei confronti degli enti locali trovano oggi conferma autorevole nelle posizioni espresse dalla Corte dei Conti. Per quanto concerne l'IMU sui terreni agricoli, quella del Governo nazionale ha rappresentato una decisione improvvisa che ha fortemente penalizzato i comuni parzialmente montani e soprattutto quelli a forte vocazione agricola. Con tale operazione si stanno sottovalutando le gravi ricadute che una tale tassazione avrà sul valore dei terreni. Si è trattato di una decisione resa operativa a bilanci ormai chiusi, con una conseguente evidente violazione del principio della irretroattività delle norme e dell'autonomia dei comuni. Tale scelta costringe gli amministratori a dover chiedere ai cittadini il pagamento entro il 10 febbraio 2015 di un'ennesima tassa last minute, peraltro riferita al 2014. Gli effetti virtuosi e positivi che deriveranno nel medio periodo dall'immediata applicazione dei principi previsti dall'armonizzazione dei sistemi contabili della pubblica amministrazione, decreti legislativi 118-2011, 126-2014, non fanno venir meno un'assoluta mancanza di attenzione circa gli effetti nefasti che si concretizzeranno in capo a tutti i comuni siciliani in occasione della predisposizione dei bilanci di previsione 2015, con insostenibili ulteriori tagli ai servizi essenziali. Gli enti locali sono disponibili a continuare a dare il loro contributo al risanamento della finanza pubblica a condizione che tale contributo sia omogeneo tra i diversi livelli istituzionali. Da tempo viene invocato un approccio globale rispetto al tema della gestione del sistema integrato dei rifiuti che possa prevalere sull'attuale quadro frammentato, fondato sulla logica dell'emergenza che favorisce interessi particolari a discapito della tutela dell'ambiente e di un incremento dei livelli di raccolta differenziata, che manca una progettualità partecipata dei fondi europei 2014-2020, che sono all'ordine del giorno episodi di violenza e minacce ad amministratori comunali da parte di cittadini esasperati dall'aumento delle imposte locali e dalla riduzione dei servizi sociali a condizioni da terzo mondo. Si condivide la proposta dell'ANCI Sicilia di proseguire con azioni simboliche di protesta tendenti a favorire una corretta comunicazione con i cittadini e allo stesso tempo di chiedere al governo nazionale e regionale un'inversione di tendenza nelle politiche rivolte agli enti locali. Ritenuto che non siano accettabili le mistificazioni relative al numero degli amministratori comunali e alla loro indennità, anche in considerazione dei rischi che essi corrono sotto il profilo dell'incolumità fisica, la speciale autonomia di cui gode la Sicilia negli ultimi anni è stata fortemente mortificata da scelte nazionali relative a comuni e mezzogiorno.
il Consiglio Comunale delibera di aderire alla mobilitazione indetta dall'ANCI Sicilia partecipando alle prossime azioni di protesta e di comunicazione rivolta ai cittadini, di chiedere la costituzione di un tavolo permanente di concertazione tra Stato, Regione Siciliana e Comuni dell'Isola per affrontare la grave crisi finanziaria, di chiedere al Governo nazionale la modifica della norma che ha rivisto il regime di esenzioni dall'IMU terreni agricoli, con particolare riferimento all'imposta relativa al 2014, un contenimento dei tagli a valere sul Fondo di Solidarietà Nazionale, di rendere più flessibili le regole relative al patto di stabilità anche al fine di favorire laddove possibile le spese per investimenti, di prevedere misure che anche in relazione all'attuazione dell'armonizzazione contabile dei bilanci possono far fronte al crescente fenomeno di comuni che dichiarano il dissesto finanziario, di rivedere la norma che ha previsto il definanziamento dei fondi PAC, di chiedere al governo regionale di erogare tempestivamente agli enti locali le risorse relative al 2014 e di mantenere inalterato il livello dei trasferimenti, di avviare di concerto con l'ANCI Sicilia una effettiva riorganizzazione del governo del territorio che consenta di dar vita ai liberi consorzi di comuni e alle tre città metropolitane, uscendo dalla prolungata impasse relativa ai commissariamenti delle ex province, di avviare un percorso istituzionale di concertazione che consenta di trovare una soluzione definitiva alle problematiche che riguardano il sistema integrato dei rifiuti e delle acque, facendo uscire la Sicilia da una condizione di sottosviluppo, di trasmettere copie della presente deliberazione all'ANCI Sicilia, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente della Regione Siciliana. Grazie, dottore Piano. Il consigliere marchese Matteo ha facoltà di parlare. Grazie, signor Presidente, colleghi consiglieri, signori assessori. Io ringrazio chi ha pensato di presentarla innanzitutto. C'è un percorso dell'ANCI Sicilia che dura dall'anno scorso, che vuole denunciare quella che è l'operazione in atto, quella da parte dello Stato e della Regione di trasformare noi comuni in esattori e basta, di non poter più mantenere i servizi visto che i tagli vengono fatti in continuazione da parte dello Stato e della Regione e noi non riusciamo più a mantenere i servizi essenziali e personale. Questa è la logica che si sta avendo. E siccome siamo noi più vicini al contatto con i cittadini, i consiglieri, il comune, questo è quello che si sta facendo, creare una guerra tra poveri che dobbiamo avere noi come comuni, ammazzandoci tra di noi per reperire le risorse, per garantire i servizi essenziali. Questa protesta è iniziata in maniera pesante il 21 gennaio, quando tutti i comuni siciliani sono scesi a lutto con le bandiere a mezz'asta, quando il 28 gennaio tutti i comuni siciliani hanno scelto di spegnere le lampadine, la luce pubblica, per dire noi non possiamo garantire i servizi essenziali, e si è scelto il 9 febbraio come data, e noi oggi a marzo, grazie a chi lo sta proponendo, lo stiamo votando e stiamo partecipando al percorso degli altri comuni, per dire in maniera chiara che noi il ruolo degli esattori dei nostri concittadini non lo vogliamo avere. Questo mi permetto di dirlo in maniera netta e sono certo che sia una posizione condivisibile di chiunque qui ad amministrare come consiglieri e altro. E visti i problemi che ci sono in questo periodo, dobbiamo proprio evitare questo. Credo che sia fondamentale aderire, credo che sia importante che ciascuno dei consiglieri qui presenti lo dica in maniera chiara, perché noi non dobbiamo mai essere messi in una condizione tale da dover chiedere solo tasse ai cittadini e non poter garantire altro. Perché? Perché lo Stato, invece di tagliare sui super burocrati, invece di tagliare sugli stipendi dei burocrati, sulle partecipate, sui tagli che non si sta facendo, tutta la colpa anche in televisione dei consigli comunali e dei consiglieri comunali, tutta la colpa è dei sindaci, tutta la colpa è di noi che siamo accanto ai cittadini per strada, cosa che invece il super burocrate da 600.000 euro alla regione all'anno non viene colpito. Cosa che le pensioni e gli stipendi d'oro non accade mai, ma il nostro problema non è il gettone.
Il nostro problema è uno: garantire servizi ai cittadini, e non li possiamo garantire solo con le tasse dei cittadini. È giusto che la Regione e lo Stato finanzi, è giusto ciò che è stato proposto qui in questa sede dai consiglieri del gruppo di Sicilia Democratica, è giusto che noi ci facciamo sentire con iniziative chiare e forti. Grazie consigliere Marchese. Caruso, ha facoltà di parlare. Grazie presidente, assessori, colleghi consiglieri. Nel ribadire con viva voce quello che ha appena detto il collega Marchese, è chiaro che tra le righe non possiamo non accorgerci di alcune cose che questa denuncia dell'ANCI Sicilia ci vuole dire. E parto da quella che è l'IMU agricola, non per fare una guerra di parte, ma è chiaramente questa è una guerra in cui tutti siamo chiamati, a prescindere da appartenenze, da logiche di maggioranza, opposizione e quant'altro. Perché è scientifico che ormai da 8 anni, io dico 8 anni, dal 2007, questi trasferimenti, questi minori trasferimenti da parte dello Stato e della Regione hanno fatto sì che di fatto i comuni vanno tutti in sofferenza. Perché dico questo? Perché io mi auguro che questa data dell'11 marzo entri con prepotenza in questo Consiglio Comunale per affermare un dato di fatto. Desidero non sentire più da nessuno dire abbiamo ereditato questo. Desidero che nessuno possa dire più abbiamo trovato questo. Quello che si è trovato, quello che si è determinato è stato sicuramente il frutto di quello che il collega che mi ha preceduto ha definito un assassinio di Stato o della Regione. Noi, è vero, i comuni, a prescindere da che oggi chi amministra o chi ha amministrato fino alla scorsa legislatura, di fatto siamo diventati bancomat dello Stato e della Regione. Fossero degli enti che funzionassero, magari, ma soprattutto mai come in questo momento noi ci troviamo a confrontarci, tra virgolette confrontarci, non esiste un confronto con chi sta amministrando la Regione in questo momento, perché fa acqua da tutte le parti. E poi alla fine chi paga? È vero quello che diceva il collega che mi ha preceduto, paghiamo noi che abbiamo il contatto diretto con la gente. Paga una provincia, eliminate a furor di popolo in varie talk show televisive, pagano enti come comune e province che di fatto sono quelli più vicini ai cittadini. Quando invece poi non paga chi? Leggasi regioni, 21 su 23 finite nell'occhio del ciclone per tutto quello che sappiamo, che comodamente, come se nulla fosse successo, sono ai loro posti, non si sono tolti neanche un centesimo quello che si devono togliere, e danno e la beffa abbiamo una regione siciliana, udite udite, che accende un mutuo di svariati milioni non per opere di investimenti e infrastrutture, non c'hanno la capacità, solo per pagare gli stipendi. Cioè si accendono mutui per pagare le spese correnti, cose da denuncia penale. E poi un comune come Mister Bianco, ma posso nominare anche gli altri, bisogna andare a fare salti mortali per far andare a quadrare il bilancio. Ecco perché io dico, quello che stasera parte da questo Consiglio Comunale mi auguro che sia una lezione per tutti. Io mi auguro che chi ci ascolta comprende la gravità di chi oggi si trova a vari titoli, in qualunque circostanza e a prescindere dall'appartenenza ad amministrare un comune, e mi auguro che una volta per tutte si finisca di fare la guerra dei poveri, ognuno si assuma la responsabilità del ruolo istituzionale che ricopre. Grazie presidente. Grazie consigliere Caruso. La consigliera Buzzanca ha facoltà di parlare. Presidente, io volevo aggiungere una riflessione che nasce dal fatto che io sono stata alcuni giorni fa ad un convegno che riguarda la nuova stesura dei bilanci del comune. Sappiate che fra pochi giorni, entro quest'anno, noi dobbiamo fare un bilancio togliendo i residui attivi, cioè significa che non abbiamo più possibilità di poter gestire, e questa è una cosa grave. Noi chiediamo alla Regione un'attenzione di questo tipo quando già c'è una legge dello Stato che castra ancora di più i comuni, perché guardate che non ci sarà più possibilità di muoverci. Cioè questi comuni, questi bilanci che ormai sono ingessati, lo sono in questo momento, ma lo saranno ancora di più quando non avremo le mani leggermente liberi come ce li abbiamo oggi. Quindi il problema non è da sottovalutare. Cioè una nostra riflessione dovrebbe essere fatta, e anche una
A questo bisogna aggiungere che non è possibile che lo Stato centrale ora ci manda a dire guardate che cambia la questione del bilancio. Significa che veramente possiamo chiudere i comuni. È un fallimento già deciso. Cioè, o non li vogliono più questi comuni, o non ho capito che cosa dovrebbe fare un comune con questo nuovo tipo di bilancio. A parte che è un bilancio ingessato, nel senso che ha partito a stagno, cioè chiuso, tu non lo puoi muovere più come lo muovi ora. Quindi io credo che la riflessione vada fatta, e su questa lettera, se la mandiamo, dobbiamo anche attenzionare la questione del nuovo bilancio. Noi devo dire che nella commissione stiamo studiando anche questa cosa, perché effettivamente, e forse il segretario generale ce ne può dare una illustrazione, spero che al più presto venga anche in consiglio, in commissione, perché guardate che la situazione diventa abbastanza critica. Quindi non è soltanto in questo momento, i comuni ci dovremmo anche adoperare per fare attenzione su questa cosa. C'è l'Europa che ce lo chiede, ma fino a un certo punto non si potrà amministrare più. Grazie. Grazie consigliere Buzzanga. Quindi non ci sono più interventi. Prego assessore. Adesione anche formale dell'amministrazione comunale c'è tutta, e in particolare riprendo le parole della Presidente della Quinta Commissione, perché la situazione per quanto riguarda il nostro bilancio, che è un comune che ha tutti gli standard di virtuosità, lo dico storicamente, tranne per 2 anni, ma possibilmente anche in quei 2 anni si poteva anche non andare fuori dal patto di stabilità. La questione è che è cambiato un criterio. Prima dallo Stato arrivavano le risorse e i comuni funzionavano con quelle risorse, e possibilmente nei comuni, nelle province, nelle regioni non c'era la responsabilità delle risorse. Ora è al contrario, è dal comune che le risorse vanno allo Stato. Il nuovo coordinamento finanziario, per quel poco che ne capisco, perché non è che io non ho una laurea specifica, ma cerco di da artigiano di capire la cosa. La questione di fondo è che il problema è, non potremmo fare più i bilanci sugli accertamenti, perché gli accertamenti, poiché sono fatti su ruoli e non sui cassi specifici, la cassa è quella che è. Anche perché voglio comunicare al Consiglio, c'è la quasi impossibilità di trovare la banca cassiera, perché la gara è andata deserta e ci sono difficoltà a trovare. La banca agricola ci ha dovuto dare la proroga per forza open legis, ma c'è la difficoltà a trovare banche disposte ad investire, perché andando che nella storia del comune Mister Bianco quasi mai si è andato ad anticipazione di cassa, ma l'anno scorso, e già quest'anno siamo in anticipazione di cassa, le banche hanno paura, perché se si arriva al dissesto sono considerati creditori alla pari degli altri e quindi sono in perdita. Per cui c'è questa difficoltà e quindi è necessario che si cambi qualcosa, perché non credo che è possibile cambiare la linea di tendenza, perché quella. Ma il nuovo bilancio ci porterà sicuramente problemi, perché dovremmo ragionare su un criterio che ancora forse difficilmente si è capito, su questa l'impegno si potrà fare sulla cassa, però bisogna prevedere quando si pagherà. Per cui è tutto un sistema, come tutte le novità ci sono problemi, ma il problema di fondo è che si è invertito il ruolo.
lo Stato erogatore di finanziamenti, ora sono i comuni che erogano i finanziamenti, perché l'IMU se la porta tutta, la maggior parte se la porta tutto lo Stato. Poi se siamo bravi l'inevaso ce lo prendiamo noi, però se noi consideriamo che i ruoli vengono assolti quando va bene, ma non a mister Bianco, all'80%, per cui i bilanci dei comuni, i ruoli in genere dell'IMU, dell'ICI, di quelli che si pagano con F24, è quello lo standard, intorno all'80%. Per quanto riguarda la spazzatura siamo al 40%, dal 40 al 50%, non, per cui ancora questo comporterà ogni anno una diminuzione di cassa, per cui c'è un allarme serio, concreto. Probabilmente con un nuovo sistema di cassa andremo in dissesto programmato. Siccome hanno capito che tutti i comuni andranno in dissesto, troveranno un sistema per programmare questo dissesto, per cui l'adesione dell'amministrazione è totale, perché c'è questo problema, ma c'è l'altro problema grave del blocco delle assunzioni. Lo voglio dire con forza, perché praticamente avevano sbloccato i concorsi con il decreto 90 sulla pubblica amministrazione. Con la finanziaria si sono accorti del soprannumero, che con l'eliminazione della provincia, e li hanno ribloccati. Se voi pensate che un comune dissestato del nostro ordine, dai 30 ai 50 mila abitanti, un comune dissestato può avere 350 dipendenti, quelli che ha superiore ai 350 dipendenti, se ne ha di più, li deve mettere obbligati in mobilità. Per cui a un comune dissestato consentono avere 350 dipendenti. Noi ne abbiamo 222 alla data odierna. E non sappiamo come fare a sostituirlo, perché è vero che hanno eliminato da Reggio Calabria in su le province. Però ancora non c'è il decreto che regolamenta la possibilità di accesso a questo tipo. Per cui un guazzabuglio, e quindi l'adesione non solo è formale ma anche sostanziale. Votiamo. Eh sì, però sono usciti alcuni consiglieri. Corsaro, sì. Parinello, sì. Marchese Matteo, favorevole. Lucisano. Adornetto, favorevole. Monaco. Sandonocito. Foti. Rapisarda, assente. Santa Paola, Arena, Riolo, assente. Vitrano, Galasso, Caruso, Ricciardello, La Spina, assente. Marchese, sì. Tenerello, favorevole. Scaletta, assente. Nicotra, favorevole. Basile, assente. Vittorio, favorevole. Buzzanga, favorevole. Orlando, favorevole. Russo, favorevole. Zenghi, favorevole. Puglisi, non è sì, mettiamo il capello bene per tutto, favorevole. Giaccone, favorevole.
Marchesa Domenico, favorevole. 25 sì. L'adesione alla mobilitazione viene approvata. Quindi ora. Prego, consigliere Marchese, un attimo. Anci ha organizzato un convegno di due giorni a Cefalù 27 e 28 proprio per questa nuova problematica del bilancio. Se qualcuno vuole andare. A Capodorlando, scusate. Pensavo Cefalù per una Allora se per favore mi date se qualcuno vuole andare, visto... il presidente è aperta ai segretari comunali, ai, allora, domani ai mattina... ragionieri capo, quindi. Se qualcuno vuole andare, credo che sia importante. Vediamo, non date dei nominativi che io vi attiverò. La commissione a bilancio bene. Stessa. Va non bene, lo so. D'accordo. Grazie. Quando è la data? Ora, allora, perciò quindi domani mattina, se per favore mi attiviate. E quindi è giusto. E allora, prego, consigliere Marchese, per favore. Lanci. Hai il microfono per favore. Cassotto, scende Cassotto. Se tagliavi i vini. Grazie presidente. Prego consigliere Marchese, scusate, per favore. Scusate la voce, ma sono stato poco bene. Niente. Dottoressa, volevo... per favore, grazie. Lui ci sa. Volevo. Un po' di pace, per favore, grazie. Prego. Volevo solo comunicare la fuoriuscita del gruppo Mister Bianco non esce con te, perché da ieri aderisco al gruppo Mister Bianco. Movimento volontario. Movimento volontario per Mister Bianco. Va bene. Grazie consigliere, prego Orlando. Consigliere Orlando. Buonasera presidente, buonasera a tutti. Io invece devo comunicare che contestualmente all'ingresso del consigliere Marchese io mi sono dimesso da capogruppo e assieme al presidente Marchese abbiamo eletto Domenico Marchese come capogruppo del Movimento Volontari. Grazie. Grazie per favore, questi documenti se me li date. Entriamo nell'ordine. E allora, lasciamo passare al primo punto l'ordine del giorno, riprendiamo però, io direi di aspettare 5 minuti, 10 minuti. Perché abbiamo comunicato, vediamo se il tecnico può arrivare. Sospendiamo il consiglio per 10 minuti. Presidente, possiamo sospendere per 5 minuti il consiglio? Va bene, d'accordo, accordato. 5 minuti, gruppi. 5 minuti di sospensione, riunione di capigruppo. Presente. Foti, presente. Rapisarda assente, Santa Paola assente, Arena assente, Riolo assente, Vidrano assente, Galasso presente, presente. Caruso presente. Presente, Licciardello assente, La Spina assente, Marchese Antonino assente, Tenerello assente, Scaletta assente, Nicotra assente, Basile assente, Vittorio presente, Buzzanca presente. Orlando assente, Russo presente, presente. Zanchi presente, Puglisi assente, Giaccone presente, Marchese Domenico assente. Undici presenti, per mancanza del numero legale il consiglio si rinvia fra un'ora.